Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai sta iniziando il secondo tempo di Svezia-Svizzera. Non faccio il video post Svezia-Svizzera, come già detto, lo farò stasera post Colombia-Inghilterra, ma questo video in teoria non era neanche in programma, ma credo che valga la pena dare la mia idea sulla clamorosa bomba di mercato che sta, voce di mercato che sta fluttuando nei meandri di tutte le trasmissioni sportive. Ne stanno parlando tutti e ne parlo anch'io dunque. Intanto posso dire che mi volete veramente male, 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 male. Voi tutti mi volete male. Voi tutti mi volete male. Perché non è possibile mettere ste illusioni. Allora, io dico una cosa. Veramente, sarebbe clamoroso. Possiamo dire tranquillamente che un trasferimento di Ronaldo alla Juve, e questa è chiaramente la trattativa, sarebbe la trattativa più importante del calcio italiano, no? Perché comunque il giocatore come Ronaldo si trasferisce alla Juve all'apice comunque della carriera, perché comunque le ultime stagioni Ronaldo ha fatto cose eccezionali, sarebbe l'operazione più importante assolutamente. Diciamo che è molto difficile perché ci sono tanti fattori. Però analizziamo un po' il tutto. Allora, tutto è nato perché l'altro giorno primo giornale a dare la notizia è stato Tutto Sport, però in realtà la voce circolava, io l'avevo già sentita da alcuni informatori che ho, che comunque la Juve era interessata, però sai, interessata è normale, credo essere interessati a CR7, per informarsi non costa assolutamente nulla, però l'informazione che mi era stata data è che la Juve comunque ci avrebbe provato, ed è così, perché alla fine in questo momento noi stiamo parlando di un tentativo della Juve, non è nulla di così definito, fatto. Parliamo di voci e di trattative. Allora, già fatto comunque che la Juve vada a trattare Ronaldo dimostra che la crescita di questa società ha fatto nel corso degli anni, perché comunque non vai più a trattare il Giaccherini ma vai a trattare Ronaldo, con tutto rispetto per Giaccherini. E quindi insomma ci troviamo qua con questa voce che sembrava accantonata, molti hanno deriso Tutto Sport, io ho detto ragazzi, però tra l'altro voce che viene fuori dopo che Marotta alle visite di Cancelo ridendo disse a Mendes: Ronaldo quando ce lo porti? E insomma poi risero tutti, però adesso risero tutti dopo che Tutto Sport diede questa notizia, diciamo che adesso cominciano a ridere un po' meno, cominciano a preoccuparsi, no? E diciamoci la verità, è una trattativa che per il calcio italiano sarebbe la manna dal cielo, per una questione di televisione, sponsor eccetera, perché penso che tutto il calcio italiano ne gioverebbe, anche se i tifosi delle altre squadre non ne sarebbero sicuramente contenti. Per quanto mi riguarda, io veramente Ronaldo sarebbe il sogno che si realizza, vedere Ronaldo con la Juve, perché ho sempre comunque ammirato il professionista Ronaldo, cioè quello che nonostante dei limiti rispetto a Messi ha lavorato su, ho fatto proprio un video 2 settimane fa su questa cosa, l'atleta che è riuscito a lavorare su se stesso per poter superare i propri limiti, e ce l'ha fatta alla grandissima. Quindi la trattativa, da quelle voci che stanno circolando, sarebbe praticamente che la Juventus pagherebbe 10 milioni di euro di ingaggio a lui, e mentre Ronaldo percepirebbe altri 20 milioni dalla Fiat, dal gruppo Fiat, dal gruppo Exor, che soldi ne ha. Quindi insomma, quelli che prendono in giro ma con quegli ingaggi la Juve i soldi, se gli Elkan si muovono, ce li ha. Questo è giusto chiarirlo, perché gli Elkan hanno più soldi di Lee, Commisso, Suning e De Laurentiis messi insieme. Cioè, questo è anche giusto dirlo, perché qua sembra che Agnelli sia. No, gli Elkan, se si muovono gli Elkan, i soldi ci sono a bizzeffe. Il problema è questo: si muovono gli Elkan. Chiaramente, se si muovono gli Elkan, è una questione anche commerciale, inutile girarci attorno, non è solo una questione giusta calcistica, ma anche una questione commerciale. Perché un Ronaldo che va a fare l'uomo immagine della Fiat porta benefici alla Fiat, insomma, c'è poco da dire, no? E quindi, assolutamente, sarebbe un'azienda. Ronaldo è un'azienda, non è solo un giocatore. E aggiungiamo anche altre cose, tra cui appunto questi milioni che andrebbero di qua. In più, oggi, circa un'oretta e mezza fa, il Ciringuito in diretta ha dichiarato, un giornalista che segue la Madrid da 9 anni ha dichiarato che Ronaldo vuole andare via da Madrid non per soldi, ma per reputa finito il suo percorso a Madrid, perché comunque ha vinto 4 Champions a Madrid e più di quello non è che si può fare.
cerca un'altra avventura, eccetera. Sarebbe tutto normale, se non che alla fine dell'intervista dice il Real accetterà dalla Juve i 100 milioni di euro di proposta della Juventus. E qua, cominciamo un po' le... questa è stata come posso dire, lo shock. Sky ha fatto subito uno speciale, Tutto Sport in diretta ha fatto uno speciale in diretta. Insomma, direi che questa notizia qua adesso ha fatto un attimo allarmare tutti, perché adesso la notizia non è ufficiale, non è assolutamente ufficiale, però c'è, vuol dire che qualcosa sotto vero c'è, pesante. Tra l'altro il titolo di Marca stamattina, a bola pure, insomma, diciamo che la notizia sta circolando. Gli aumenti degli abbonamenti sono oggettivamente aumentati tanto, quindi si aspetta comunque qualche sorpresa. Con questo non voglio dire che Ronaldo arrivi, per carità, cioè stiamo parlando sulle voci. E cosa volevo dire? Volevo dire appunto questo, cioè, come ho detto, di non illuderci troppo, perché io c'è veramente già il pensiero, solo il pensiero è qualcosa di incredibile. Non illudiamoci, perché è troppo difficile come trattativa, però ecco, fa piacere vedere la Juve che intanto fa questa trattativa. Io comunque aspetterei sicuramente chi non è juventino in questo momento qua, lo vedo preoccupato per questa trattativa, e li capisco, però insomma, tornando sul discorso della fattibilità, allora, che Ronaldo possa accettare 10 milioni dalla Juve più 20 dalla Fiat, ci credo, perché comunque prenderebbe più di quello che prenderà al Madrid, e comunque lui i soldi gli entrano, chi se ne frega da chi glieli dà. Credo meno che Perez dia via Ronaldo per 100 milioni così. È vero che Ronaldo non è giovanissimo, perché comunque si parla di un quadriennale alla Juve eventualmente, quindi insomma la Juve farebbe un azzardo a dare comunque un giocatore che arriverebbe a 37 anni con la maglia della Juve, quindi anche questo è un po' sorprendente. Però insomma, come ripeto, essendo un uomo copertina, immagine, serve anche per far salire molto il fatturato. Tornando al discorso del, come si dice, di Perez, non lo so, mi sembra strano, a meno che la smentita data su Neymar non sia del tutto una smentita, ma sia qualcosa di, ci sia qualcosa di vero. E allora magari prendendo Neymar prendi uno comunque che merchandising te lo porta, che comunque è giovane, ed è via comunque Ronaldo, anche perché, se parliamoci chiaro, se non accontenti Mendes e Ronaldo rischi di ti vai a far contro uno dei peggiori, probabilmente il miglior procuratore al mondo, no? Quello con più, quei giocatori più forti, quindi non conviene a nessuno scontrarsi con Mendes. Insomma, stiamo a vedere, perché la situazione è interessante, staremo a vedere. Chiaramente i juventini sperano che salta, i juventini si sperano invece, noi juventini ci speriamo, sogniamo che la trattativa vada in porto. Di sicuro posso dire che se dovesse saltare, giustamente, non è che cambio l'idea che la Juve sia la più forte in Italia, credo che rimarrebbe uguale. Se credo che se dovesse arrivare, la Juve farebbe un salto anche a livello proprio di paura verso gli avversari, anche a livello europeo. E chiaramente se dovesse arrivare dovrebbero o fare una presentazione allo stadium, o perlomeno non dire, come è fatto con Cancelo, così vieni il giorno tal di Italia, perché sennò l'aeroporto si blocca, Torino si blocca, perché comunque sarebbe veramente qualcosa di portentoso. Che poi possa aver inciso, ho sentito anche questo, l'applauso fatto a Torino dopo la rovesciata a Ronaldo, posso anche crederci. Ronaldo è rimasto, questo è chiaro, si è visto, è stato piacevolmente sorpreso dagli applausi del popolo bianconero. Chissà, magari questo ha inciso, questo non lo possiamo sapere, questo inciderà più che altro, perché purtroppo sono ancora voci. Spero solo che non sia una telenovela che andrà avanti mesi, ma che si possa risolvere il prima possibile, per il bene di tutti, per il bene degli juventini, degli anti-juventini e di Ronaldo, ecco, in tutti i sensi. Quindi staremo a vedere. Di sicuro questa è un come posso dire, questo è sicuramente un come posso dire, un argomento che tirerà fuori tanto, tanto coinvolgimento di media e sentimentale, mettiamola così. E boh, adesso staremo a vedere come evolve la situazione, se in maniera positiva o in maniera negativa. Per il momento, però, insomma, possiamo dire che per il momento un po' i sogni stanno un po' partendo, mettiamola così. Però speriamo di non dover sbattere contro la realtà molto presto.
Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!